Ringrazio chiaramente Armando Zambrano e Pasqualino Boschetto per la coorganizzazione, anzi l'organizzazione in capo a CNI per questo evento che cade sostanzialmente a un anno dal precedente evento che avevamo organizzato a Venezia in sede Ateneo Veneto. Era l'8 febbraio del 2020, appena prima dello scoppio della pandemia. Ricordo bene che era l'8 febbraio perché coincideva con la festa della matricola dell'Università di Padova, quindi Pasqualino se lo ricorderà senz'altro. Avevamo avuto anche alcuni problemi appunto perché c'era questa coincidenza di date. Devo dire che in quell'occasione forse anche i più ottimisti di noi non avremmo immaginato un funzionamento così efficace da parte del MOSE, quello che abbiamo poi verificato nel corso della seconda parte del 2020. Non sto a entrare nei dettagli perché non mi compete, lo faranno sicuramente i relatori che oggi abbiamo invitato, ma vorrei fare un cenno invece ai problemi che ancora si frappongono a un completo ed efficace funzionamento del MOSE, problemi che si sono evidenziati nel corso del secondo semestre dello scorso anno. I problemi sono ancora tanti, naturalmente bisogna continuare e cercare di concludere i collaudi nelle diverse situazioni meteoclimatiche o di gestione della struttura. Bisogna individuare con precisione la governance, il chi fa cosa e sulla base di quali parametri si deciderà la chiusura del MOSE. Bisogna garantire la manutenzione che abbiamo visto essere e sarà certamente costosa, non che non lo si sapesse, ma evidentemente adesso si vanno precisando meglio i contorni dei costi della manutenzione. Dicevo che bisognerà stabilire con precisione le modalità di gestione, anche perché nel corso degli ultimi mesi c'è stata una progressione nel comune sentire da parte dei veneziani e non solo sul fatto che c'è una quota di entrata in funzione del MOSE che è i 130 centimetri sul livello di marea. A regime dovrebbe scendere a 110. Ecco, c'è stato un piccolo incidente in aula, ma risolto, spero. Del resto abbiamo fatto funzionare il MOSE, ma poi Ecco, qualche sì, piccola. possiamo riuscire a far funzionare anche le nostre sedie. Qui noi siamo nella sala corsi, faccio una piccola parentesi dell'Ordine Ingegneri di Venezia, quindi è un'aula sufficientemente ampia e siamo una diecina di persone distanziate e anche mascherate, quindi la sicurezza è garantita. Dicevo appunto delle modalità di gestione che devono in qualche modo tener conto anche dell'evoluzione che c'è stata nel comune sentire in questi ultimi mesi. Infatti, quando si verificò la prima acqua alta, mi pare in ottobre, con livelli che superavano i 140, il MOSE fu alzato, la città rimase all'asciutto e poi naturalmente, siccome ci sono state altre acque alte che non hanno raggiunto i 140 e non hanno superato i 130 o preventivamente non si prevedeva che li superassero, il MOSE non è stato alzato e quindi una parte della città è andata sott'acqua. Naturalmente quelli che hanno subito gli effetti di questo fenomeno hanno cominciato a chiedersi: ma perché non lo alziamo sempre questo MOSE ogni volta che di
di alzata delle paratoie anche in funzione di questo. L'Ordine degli Ingegneri di Venezia ha costituito ormai da un anno una apposita commissione che si chiama appunto Mose e Acque Alte per seguire nei limiti delle nostre conoscenze e competenze questo tema. Ringrazio il collega Marco Baldin che è il coordinatore di questa commissione. È una commissione mista anche con il Collegio degli Ingegneri che coorganizza questo evento, e saluto e ringrazio il presidente Sandro Boato. E ringrazio anche tutti coloro che oggi sono qui presenti o dal vivo o da remoto con le loro relazioni, che forniranno il loro contributo per la migliore riuscita dell'evento di oggi. E mi fa in qualche misura piacere la sottolineatura che faceva prima il direttore. Sindaco Luigi Brugnaro, anche perché gli lancerei una non una provocazione ma un suggerimento, una proposta. Sindaco, le chiedo scusa, ma l'occasione è troppo ghiotta e non riesco a farmela sfuggire. Forse lei avrà avuto modo di leggere non l'ultimo ma il penultimo numero di Gente Veneta, che è il settimanale diocesano, dove è comparsa una proposta non indirizzata a lei, ma credo che lei sia il più possa essere il più interessato a questo. È una proposta che sinceramente mi sento di condividere e che è la seguente. Venezia è in questo momento in una crisi gravissima. Abbiamo avuto l'acqua granda del novembre del 2019, qui il Mose in qualche misura porrà rimedio, e abbiamo avuto e stiamo patendo tantissimo per la pandemia. Venezia, che è una città prettamente se non esclusivamente turistica, naturalmente soffre tantissimo di questo. Questa naturalmente è una situazione di crisi, ma è anche una opportunità, lo si dice sempre in queste occasioni, no? Di sfruttare le situazioni di crisi per individuare e delle opportunità che ci possono far crescere al meglio dopo, quando gradatamente, perché non ci sarà, credo io, come per il Mose, un momento in cui la pandemia finisce. Ci saranno ci sarà una rampa, presumo, spero discendente, al termine della quale speriamo di esserne fuori. Cogliamo quindi l'occasione di questa fase di stasi e, ripeto, richiamo quanto diceva Gente Veneta su questo. E la proposta che loro fanno, che ripeto mi sento di condividere, gliela rilancio, è la seguente: prendiamo le 50 migliori persone al mondo che hanno lavorato o ragionato su Venezia o che hanno a che fare con essa, e diamo loro una settimana in cui possano confrontarsi a 360 gradi sulla città d'acqua. Magari ospiti in un'isola di Venezia, ne può nascere una nuova idea per Venezia, una prospettiva strategica per il suo futuro fino al 2050 e magari anche oltre. Se non lo si fa ora, in questo letargo forzato per la pandemia, quando lo si farà? Ecco, a me pare che questa sia una proposta per raccogliere delle idee su un diverso modo di vedere Venezia, che sicuramente il sindaco, l'amministrazione comunale, l'amministrazione regionale, la città metropolitana certamente hanno, però avere un supporto, un sostegno, dei suggerimenti da parte di persone che possono essere non 50 ma 40, 30, 20, 10, quelle che si vuole, che amano Venezia. Credo che nel mondo sia abbastanza facile trovare qualche diecina di persone che amano Venezia e che hanno voglia di fare delle proposte su questo, su come può essere Venezia oltre la pandemia, una Venezia non solo turistica, ma anche qualche cosa d'altro. Glielo propongo, ripeto, qui oggi, dicendo che naturalmente l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia è pronto a dare il proprio contributo, e concludo il mio intervento sottolineando il fatto, e tornando al tema di oggi, che il Mose è sicuramente una grande opera, ma proprio una grande opera a livello mondiale. Non esiste una soluzione
tecnica come quella che è stata messa in atto qui a Venezia, con tutti i problemi che conosciamo, naturalmente non vogliamo, nessuno li vuole nascondere, è una grande opera, tant'è che mi pare nel luglio di quest'anno in un incontro del G20 ci sarà proprio una visita dei personaggi di primo piano a livello mondiale per visitare il Mose. E quindi io credo che da parte degli ingegneri, ma non solo, direi da parte di tutti i veneziani e da tutti quelli che amano Venezia, ci sia certamente, si debba sentire un moto di orgoglio nei confronti di quello che è stato fatto e di coloro che l'hanno realizzata nel bene, naturalmente, questa grande opera pubblica nazionale. Concludo e auguro a tutti un buon lavoro e ripasso a Roberto Papini.